Bentornati a tutti su Crypto Games Italia, il canale interamente dedicato ai videogiochi che sfruttano la tecnologia blockchain. Oggi vi parleremo di un progetto davvero unico nel suo genere, che si compone di due parti complementari. Un marketplace multi-chain e una collezione di NFT generati sulla blockchain Ethereum che supporta tale piattaforma. L'obiettivo del marketplace, alias More NFT, è quello di creare un ecosistema che offre ai creator, come artisti, sviluppatori o brand, diversi servizi ed opportunità per sviluppare i loro progetti e sponsorizzarli alle rispettive community, nonché far comprendere i benefici che la tecnologia blockchain può portare appunto a tali progetti. More NFT è composto da tre pilastri che strutturano l'intera piattaforma. La prima è la Factory, in onore allo studio creato da Andy Warhol nel lontano 1962 a New York. E, analogamente al progetto del grande artista statunitense, l'idea è quella di fornire arte certificata e contenuti di spessore grazie alle collaborazioni con artisti di alto livello. Ma non solo. In aggiunta, si possono utilizzare e personalizzare altre forme di sponsorizzazione, come l'aggiunta dei banner promozionali, di canali Discord dedicati, oppure si possono sfruttare i promoter della piattaforma per diffondere in maniera più dettagliata i propri progetti. Il marketplace è il secondo pilastro ed il cuore di questa piattaforma. Un luogo dove gli utenti possono acquistare e vendere gli NFT certificati a seguito di una meticolosa verifica eseguita dal team di More NFT. Ogni creator dovrà quindi prima di tutto essere passato ai raggi X per evitare che i progetti fraudolenti vengano diffusi all'interno del marketplace. Oltre alla garanzia di autenticità, ci sono altri vantaggi che vanno sicuramente menzionati. Il costo delle fee, ovvero le tasse trattenute dalla piattaforma, che sono davvero irrisorie in confronto ad altri competitor. La possibilità di promuovere una collezione di NFT in maniera esclusiva e il token nativo MRN. Su questo terzo punto ci soffermeremo perché qui la cosa si fa davvero interessante. Il team dietro questo progetto ha deciso di creare una DAO, in parole povere un'organizzazione decentralizzata autonoma, che permette agli utenti che detengono i token MRN di avere voce in capitolo nel momento in cui ci saranno delle decisioni da prendere sulle iniziative programmate o sul futuro del progetto. Questa distribuzione dei poteri serve non solo per garantire un'economia comunitaria, ma anche e soprattutto per premiare i sostenitori del progetto More NFT. Di fatto, MRN diventa un cosiddetto governance token. Ma non è finita qui, perché coloro che utilizzeranno gli MRN per le operazioni sul marketplace vedranno le tasse ridotte di un ulteriore punto percentuale, arrivando ad un totale dello 0,75%. Avranno accesso allo staking per maturare interessi sui token depositati ed infine, grazie ad un meccanismo di burning, vedranno ridurre la fornitura totale con il passare del tempo, rendendolo così un token deflazionistico. Chi acquista in WET, in sostanza, pagherà un 1% in più di tasse che verranno condivise in proporzione tra tutti coloro che possiedono MRN. Quindi, in termini di prospettiva futura, sarà un vantaggio possedere i token della piattaforma. La seconda parte di questo progetto è dedicata alla collezione NFT. L'acronimo UPOM sta per United Pandas of Metaverse e rappresenta la prima collezione del metaverso con l'obiettivo di associarla ad un brand musicale Web 3.0, gestito da tutti i proprietari degli NFT. Questi panda saranno interamente disegnati a mano e verranno generati in maniera algoritmica sulla blockchain di Ethereum. Saranno disponibili a partire dal terzo trimestre del 2022. Ogni NFT sarà unico e in base alla rarità dei suoi tratti determineranno i vantaggi che lo stesso NFT sbloccherà al suo possessore. Ad esempio, i proprietari di questi sfiziosi panda, nell'attesa di iniziare a fare festa nel metaverso, potranno divertirsi in alcuni degli eventi internazionali più famosi, con degli accessi esclusivi. E tanti altri sono i benefit per i cosiddetti holder di questi NFT, tra cui la percentuale dell'1,5% delle royalty, particolari airdrop di futuri NFT, oppure token MRN dalla piattaforma More NFT. Nonché di accessi prioritari alle collezioni che verranno lanciate sul marketplace. Verranno organizzati concorsi, eventi e attività quotidiane nei canali ufficiali, dove ognuno di noi avrà la possibilità di ottenere premi e magari un posto in prima linea per ottenere degli NFT Genesis. In più, il team organizzerà dei party nel metaverso e creerà dei label in cui i possessori degli NFT di UPOM, i pandini per intenderci, guadagneranno dagli accordi presi con gli artisti che faranno parte del progetto. Un progetto con altissimo potenziale sicuramente da tenere d'occhio, è sviluppato da un team tutto italiano che ci fa ben sperare per il suo futuro. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e come sempre vi ricordiamo di lasciarci un bel like se il video vi è piaciuto, se invece non vi fosse piaciuto lasciateci sempre un bel like e iscrivetevi al nostro canale e fateci sapere cosa ne pensate di questo interessante progetto nei commenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! L'acronimo UPOM sta per United Panda. L'acronimo UPOM sta per United. L'acronimo
Niente, ora è finita. È finita.